Buongiorno a tutti voi, buongiorno amici di YouTube, di Facebook. Come promesso ad alcuni di voi, se a voi tutti, oggi facciamo un'altra live streaming, tanto per tenerci in compagnia per questo periodo. Intanto aspettiamo che si faccia un po' di pubblico, andiamo a condividere nel frattempo con la pagina di Facebook. Ok, vediamo se riesco a farlo. Condividi. Ok. Vediamo. Andiamo sull'arte della pasticceria della pagina e condividiamo il link. Perfetto. Mettiamo così. Ciao Fabio, benvenuto in questa live. Aspettiamo un po' di pubblico prima di cominciare. Io nel frattempo l'ho condiviso nella pagina di Facebook dell'arte della pasticceria, perché come dicevo ieri, in occasione dei 10 anni del mio canale, ho creato questa pagina di Facebook che si chiama L'arte della pasticceria di Giuseppe Deiana, dove in cui voi potete condividere i vostri lavori fatti con le mie ricette. Ok, questo è fatto. Fabio, io sono un figlio di Palermitana, ma non sapevo bene come fare la pizza spincione. Ho guardato il tuo video e mi è venuta doc. Premetto che sono pizzaiolo, comunque grande, sei bravissimo. Ti ringrazio Fabio. Buongiorno anche a te Alessandro. Eugenio, buongiorno. Rita, buongiorno. Benedetto d'amore, buongiorno a tutti voi. Aspettiamo un po' che si allarga il nostro pubblico. Buongiorno Francesco. Buongiorno Carmen Bruno. Facciamo un bel saluto a tutti voi, tutti collettivo, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a casa mia, nella stanzetta dei miei figli. Quelle casse lì su sono quelle mie di quando facevo il DJ. Sto facendo una diretta live su YouTube, se ti colleghi sei anche tu collegato. Tutto bene, tutto bene. Nel frattempo che aspettiamo che si allarghi il pubblico, rispondiamo al telefono. Dimmi, Salvo. Bene, bene, fai pizza e così ti tieni impegnato, va. Come tutti noi, capito? Ci sentiamo più tardi, va bene, Salvo? Oh, collegati pure tu, vai sulla pagina, ok? Ciao, ciao. Ok. Buongiorno Nicolò, Francesco Castaldo, dove la trovo? Insieme a tutti i vostri lavori fatti con le mie videoricette. Ciao Nicolò, ciao Alex, ciao Margherita. Sì. L'uso del forno casalingo, sì, si può usare tranquillamente, lo puoi usare anche ventilato, vengono anche ottime pizze. Ti dicevo il discorso del tempo, dipende sempre dal tipo di forno che si ha a casa. Se dobbiamo mettere 20 minuti, può anche impiegarci meno di 20, può stare 15, devi starci attento al forno.
La gradazione vanno anche bene 200-230 gradi, così. Forno sempre preriscaldato. Buongiorno Alex. Signor Daniano, ieri ho visto la ricetta delle sfingi di San Giuseppe e la prossima settimana le farò. Bene, ti consiglio di farle perché siamo sotto San Giuseppe. Ahimè, noi per il momento siamo chiusi. È una bella batosta per le nostre pasticcerie qua a Palermo, che è una festa molto sentita per le sfinge di San Giuseppe. Eh sì, giusto Eugenio, dipende dalla potenza del forno. Bisogna sempre starci attenti al forno. L'importante è fare anche un buon impasto e tranquilli che anche con il forno di casa vengono delle ottime pizze. Ciao Alessandro Augello. Sei un grande, non è facile trovare un professionista come te. Grazie, grazie veramente di cuore. Ciao Gianni. Viva Pavia, da qualche anno e non è mancare la nostra ricotta. Vabbè, lì a Pavia è difficile trovare la ricotta questa palermitana, tranne che in qualche supermercato particolare che se la fa spedire. Ci sono, può capitare. Allora, credete di cominciare con qualche sua cosina? Diciamo la pizza, che molti parlate di pizza, da, giustamente siamo oggi, in questo periodo, siamo tutti a casa e ci va di far qualcosa per mangiare stasera. Io vi consiglio una ottima pizza questa a taglio, o se la preferite la potete fare anche a rotonda, come volete voi. E l'impasto della pizza, quello che ho usato per lo sfincione, è ottimo. Garantito, veramente, perché viene bella soffice e leggera. È ad alta idratazione, come vi ho già spiegato. Buongiorno Gianni. No, questo l'ho già letto, scusatemi. Come già vi ho spiegato, è ad alta idratazione e molto lunga lievitazione. Perciò, se voi volete fare la pizza per stasera, non occorrono 48 ore, 24 ore di lievitazione. Va benissimo anche, per carità, va anche bene. Infatti, il video è per 24 ore di lievitazione. Ma se serve per stasera, la possiamo fare anche per stasera. Mettiamo sempre 15 grammi di lievito su 1 kg di farina e vi faccio vedere che per stasera avete un'ottima pizza bella leggera e soffice. Usando sempre quel metodo che vi ho fatto vedere sull'ultimo video dove fa la pizza per lo sfincione, che è ottima anche per fare le pizze a taglio. Ciao Rosa, seguo sempre con le tue ricette, mi riescono sempre, potresti darmi qualche suggerimento in più per la ricetta delle zeppole di San Giuseppe? Beh, da voi si chiamano zeppole, da noi le chiamiamo sfinge di San Giuseppe, ma l'impasto è uguale. Solo che le zeppole vengono fatte con la sac à poche, e viene fatta una ciambellina fatta così e viene fritta. E viene farcita con la crema pasticcera con delle amarene, quelle sono le zeppole. Mentre da noi a Palermo si chiamano sfinge, ma è sempre lo stesso impasto, che è un impasto bignè per farci intendere, e si farciscono con la crema di ricotta. È sempre un impasto fritto. Facciamo così. Vi regalo un'altra ricetta, sempre per le pizze, per stasera, così voi potete fare benissimo. Aspettate un po'. Grazie, grazie veramente di cuore, Vincenzo. Buongiorno, Sandro. Hola. Ok. Volevo dirvi, dato che siamo tutti in casa e abbiamo un bel po' di tempo, ammazzare il tempo, che amante di cucinare come tutti voi che stiate seguendo, possiamo fare anche il buon pane a casa. Facciamo un bel
il pane rimacinato. Ricordatevi, quello che sta succedendo adesso, questi giorni di quarantena, l'unica cosa che non deve mancare a casa quando fate la spesa, ricordatevi sempre una alla volta, rispettiamo le regole, basta avere la farina, lo zucchero e l'olio d'oliva a posto. Potete fare qualsiasi cosa, sia la pasta, il pane, la pizza, riuni, non ci potete stare. Voglio dire, digiuni non si può restare, tranquilli. Allora, facciamo, prendete carta e penna, che io vi ho detto l'impasto della ricetta del pane rimacinato. Quando voi siete pronti, mi mandate un messaggio e mi dite che siete pronti, così potete scrivere questa ricetta. Alessandro Ricci, ciao, anche io sono a casa con il brodo chiuso. E certo, siamo tutti incasinati, però siamo tutti chiusi. Domanda, secondo te un impasto brioche è meglio fare un impasto diretto o con preimpasto? Lievitino, ciao. Beh, con i preimpasti è sempre un buon impasto, perché viene sempre più leggero. Si fa il lievitino, così detto il preimpasto, o chiamata anche biga, lo si fa. Ok, siete pronti? Allora, carta e penna. Pane rimacinato, con la farina rimacinata. Facciamo 700 grammi di farina di rimacino, 300 grammi di farina doppio zero, 20 grammi di sale, 20 grammi di zucchero, 30 grammi di lievito di birra fresco, 25 grammi di miglioratore, oppure potete mettere il miele, perché il miglioratore non è che è facile che lo trovate voi a casa. Basta un po' di miele, che vi faccio vedere che viene anche un ottimo pane. E 600 grammi di acqua. Troppo veloce? Ok. 700 grammi di farina di rimacino. 300 grammi di farina doppio zero. 20 grammi di sale, 20 grammi di zucchero, 30 grammi di lievito di birra, 25 grammi di miele, 600 grammi di acqua. Ragazzi, ve lo scrivo anche qua, così chi si è perso qualche cosa può rivisitare. Allora, 700 grammi di farina rimacinato, 300 grammi, così potete scrivere benissimo, farina doppio zero. 'La farina rimacinata la trovi nei supermercati, è tranquilla. Quella si trova tranquillamente. 20 grammi di sale. 20 grammi di zucchero. 30 grammi di lievito, 25 grammi di miele, 600 grammi di acqua. No, non è difficile trovare questo tipo di farina.
Ragazzi, se non trovate questo tipo di farina potete fare anche benissimo tutta 00, però cambia di sapore perché la farina di lima acido dà anche un bel gusto. Però io vi assicuro che la trovate facilmente nei supermercati. È cosiddetta la farina zero, chiamata anche di rimacino, tranquilli. Così l'abbiamo pure scritta qui, la potete benissimo scrivere per bene, così non nessuno non sono scappati i passaggi. Un'altra cosa volevo dirvi che se non volete mettere 30 grammi di lievito, potete benissimo mettere anche 10 grammi di lievito. Giustamente si allungano i tempi di lievitazione, si capisce. Mettete 10 grammi di lievito, impastiamo la mattina che so intorno alle 9 e la sera verso le 8 potete benissimo infornare, anche alle 7 potete benissimo infornare. Qualche marca puoi indicare? Anche la Barilla fa la farina di rimacino, sono tutte marche buone. La Pojatti, qualsiasi marca questa conosciuta sono ottime, tranquilla, tranquilli. Prego, Celeste. Poco anzi voi, se è stato qualcuno di voi che mi ha chiesto, chi è che è stato, non mi ricordo, aspetta. Vabbè, qua si sono persi. Alessandro Ricci mi chiedeva per il pre-impasto e il doppio impasto. Anche qua su questo impasto del pane potete fare anche un pre-impasto. Ripeto a dire, viene sempre un procedimento molto più lungo, ma chi ha appassionato per fare queste cose, ve lo consiglio, perché la differenza tra fare un pre-impasto e fare un impasto diretto è molto diverso perché con il preimpasto viene più leggero, ha più spinta di lievitazione anche ed è molto più digeribile. Anche qui con 10 grammi di lievito è più digeribile, però con il preimpasto serve specialmente quando c'è freddo e allora abbiamo bisogno di una, come dice, una spinta di lievitazione che ce lo crea il preimpasto, cosiddetta la biga, che io tempo fa nei video ho parlato di biga, e con quella biga potete fare qualsiasi impasto sia di croissant che di rosticceria e anche di pizza. Scusami se insisto, volevo cosa è stato? Ok. Per la cottura del forno, perché quando li esco dal forno mi si sgonfiano sempre per le zeppole di San Giuseppe. Ah, tu fai le zeppole di San Giuseppe a forno, quanto ho capito. È diverso dalla pizza, dovevi specificare cosa. Allora, le zeppole non sono altro che bignè. Tu stai facendo una pasta di bignè e bignè, quale usi? Cioè, l'impasto della zeppola non è che siano tutti uguali, perché per fare l'impasto al forno è differente per fare quella fritta. Se siete pronti, vi do anche l'impasto della bignè che potete fare benissimo anche le zeppole di San Giuseppe. Se siete pronti, voi mi date l'ok, così, dato che parliamo anche della festa di San Giuseppe, vi posso dare anche questa dritta per la ricetta delle zeppole di San Giuseppe. Quando dite voi, io comincio a dettare. Siete pronti? Allora, scrivete. 1 litro, cioè poi voi voglio dire, poi dividete poi i quantitativi. Facciamo 1 litro di acqua, 1 chilo di strutto, 20 grammi di sale,
25 grammi, scusatemi, 20 grammi di sale, 20 uova e un chilo di farina tipo 00. Grazie, le uova e chi li mette anche tra alla volta che deve... No, io vi consiglio di mettere sempre un'uova alla volta per far incorporare bene l'impasto, perché sennò poi collassa e poi succede che si possono anche sgonfiare e non viene un impasto buono. Sempre vi consiglio una alla volta, tranquilli. Allora, scriviamo anche questa ricetta, così per chi si è perso qualche filo. E fatti. È già scritto, 1 litro di acqua, 1 chilo di strutto, 20 grammi di sale, 20 uova, 1 chilo di farina. Perfetto, è già scritto tutto. Grazie Alex. Questo è anche per fare la bignè qui in, a Palermo, che la facciamo con lo strutto. Vi ricordo che se non volete usare lo strutto e usate il burro o la margarina, non sono più 20 uova, ma se ne incorporano anche di meno uova, perché il burro è più pesante ed è molto diverso. Ecco, brava. Salvo, scusami, Salvo mi dice già, posso sostituire lo strutto? Certo, lo sostituisci con il burro. Ma a questo punto con il burro non mi metterai mai più 20-25 uova, cioè perché il burro è più pesante e incorpora meno uova. Andrai a mettere, se no, sui 15-16 uova. Tutto resta per com'è, ma le uova saranno intorno ai 15-16 uova. Ok, ritorniamo alla pizza. Come dicevo prima, la biga almeno 15, sì, esatto. Ok, ritornando alla pizza, pizza fatta con il preimpasto, con la biga. Se siete pronti, scriviamo anche questo tipo di impasto, che è ottimo, veramente. Quando dite voi, io comincio a scrivere, a dettare. Vincenzo, il procedimento rimane sempre il solito con acqua, strutto, poi aggiunge la farina, poi si raffredda e si... Allora, ok, prima di andare a passare ad un altro argomento. Quando noi facciamo la pasta bignè, allora che facciamo? Io ho fatto già un video che è fatto in laboratorio, però giustamente non è spiegato. E mettiamo in un pentolone, o in pentolino, acqua, strutto o burro, e sale. Quando va in ebollizione, versiamo la farina, con un mestolo incorporiamo bene la farina sempre con il fuoco acceso, dopodiché che è tutto bene incorporato, la passiamo in planetaria. Dopo stare in planetaria facciamo due giri per fare raffreddare 2 minutini e incominciamo a mettere le uova una alla volta. Quando è tutto fatto, prendete la sac à poche e disponete nelle teglie. Il forno è inforniamo a 200 gradi. Vi raccomando, non aprite il forno, se no succede come ha detto poc'anzi, non mi ricordo come si chiamava, che si affloscano. Si affloscano perché voi aprite il primo il forno. Voi dovete fare 20 minuti più o meno di cottura, tra 15 e 20 minuti a 200 gradi. Quando comincia a colorare, voi ve ne accorgete subito. E dopo 15-20 minuti di cottura, dipende sempre dal tipo di forno che si ha a casa, il bignè, la pasta bignè è pronta. Però appena comincio ad avere un po' di tempo, vediamo se posso fare questo video della bignè, così lo spieghiamo un po' meglio. Inizio con la biga? Certo, cominciamo con la biga. Allora, prima di tutto,
Vediamo, aspettate un buon attimo. Io ho sempre qua i miei appunti perché, come si dice, okay. Ognuno di noi tiene sempre i suoi appunti belli sistemati. Anche se sono cose che si fanno ogni giorno, però io faccio sempre dei studi per migliorare sempre il nostro prodotto. Infatti ci sono dei video dove tempo fa, 10 anni fa, facevo degli impasti con 50 grammi di lievito e oggi ne faccio con molto meno lievito. In questa maniera, con meno lievito, viene più leggero e digeribile l'impasto, specialmente poi anche quando si usa la biga. Dove sta? Oppla. Quando farai altri video è utilissimo quello che fai. Grazie, grazie Salvo. Ci ho pensato di scrivere un libro di ricette, però purtroppo ho bisogno di tempo. Spero di riuscire a fare un libro di ricette, perché tempo fa ho partecipato a fare un libro insieme a tanti altri chef ed è uscito, è andato molto forte questo libro. Ognuno di noi dava una sua ricetta. Infatti io ho partecipato 8 anni fa a fare questo libro. In pasticceria mi hanno detto di mettere un po' di ammonio e abolire con acqua. No. Io sono contrario a mettere l'ammoniaca o il bicarbonato, che basta che fai tu un buon impasto, come ti ho detto io, che è fatto bene, e le uova che fanno sviluppare il bignè o la sfingia, capito? Non è l'ammonio che usi l'ammoniaca o il bicarbonato cosiddetto, quello serve per spingere lo sviluppo, ma se fai un impasto per bene, lo sviluppo te lo dà lo stesso risultato mettendo le giuste uova quantitative e tutto. Io sono contrario a mettere, io la penso così. Ammoniaca, bicarbonato, nell'impasto di bignè o di sfince non esiste. Ammoniaca o bicarbonato e si sviluppano belle, belle gonfie le sfince e sono ottime. Segui il video e vi faccio vedere com'è. E se vedete il procedimento che ho fatto per le sfince di San Giuseppe è lo stesso procedimento per fare la bignè, solo che quella va a forno e questo va fritto. Attenzione, ricapitoliamo, non è che è sbagliato mettere 50 grammi di lievito nella pasticceria siciliana, e va benissimo, è consentito, però io ho detto, essendo che mi piace molto studiare sulle cose e fare rimodernizzare le ricette, così dice, aggiornare le ricette, no? Perché le ricette sono sempre quelle, cambiano solo i metodi di impasti. Se mettiamo 50 grammi di lievito, vanno benissimo, però il problema è che non è la stessa cosa, non è digeribile come quando tu metti 10 grammi di lievito, però si capisce, meno lievito metti, più è lunga la lievitazione. Però sono sempre consentiti dai 10 ai 50 grammi di lievito, non è sbagliato, attenzione, è solo il modo di impastare che l'ho cambiato, ma non è di nulla sbagliato mettere 50 grammi di lievito. 50 grammi di lievito in 2 ore hai già fatto tutto. Esatto, ammoniaca, ammonio di bicarbonato.
È giusto. Giusto, Eugenio. Basta avere tutto gli utensili puliti, perché se c'è qualche impurità, la bignè la puoi buttare tutta, non viene per bene. Rocco, ciao, ho fatto l'impasto siciliano classico, ma non è lievitato bene. Ho messo però la bustina di lievito disidratato, grammi, è uscito un impasto pesante. Scusami, ma di che impasto stai parlando, Rocco? No, non ti seguo. Grazie, Celeste. Grazie, Marco. Quello della rosticceria, parli sempre della mia ricetta, giusto? E se parli, dico della mia, parliamo dell'impasto della rosticceria, quello che non ti è lievitato. Sicuramente avrai sbagliato qualche passaggio, perché tutti sono riusciti. La mia ricetta non prevede il lievito disidratato anche quando devi mettere il lievito fresco. Mi dispiace, riprova perché tutti sono riusciti a farle questo impasto di rosticceria. Tranquillo. Carlo, mi meraviglio. Certo che lo puoi sostituire, ma se tu vedi tutti gli impasti della mia rosticceria sono fatti con olio di semi e non con lo strutto. Se tu segui il video della rosticceria, ti accorgerai che io uso l'olio di semi e non lo strutto. Perché, come mi dicevo ieri, sono contrario a usare lo strutto negli impasti. No, usare l'olio di semi o l'olio d'oliva, dipende che tipo di impasto che stiamo facendo, per me è più genuino. Perché io ho detto che ieri, nell'impasto della rosticceria, e anche per le prime colazioni possiamo usare benissimo l'olio di semi. Prima colazione intendo dire le ciambelle, i cartocci, queste cose. Perché non uso lo strutto? Perché lo strutto non è un grasso, per me non è un buon grasso, va. È sempre consentito dalla legge. Attenzione, sono dei pareri, sono dei gusti. Sì, per la pizza puoi fare la mezza brioche, infatti io per la pizza, se tu vedi i miei video, sono fatti con la mezza brioche. Scusa, non c'entra, ma visto che mi trovo da quando ti seguo faccio l'arancina più buona del mondo, esagero. Mi trovo a Salerno e quindi grazie a re, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie Marco, l'orefice. Certo, infatti, lo strutto è animale, dei grassi animali, mentre l'olio d'oliva è vegetale, è più sacro, cioè più genuino, va. Se dobbiamo usare veramente proprio grasso animale, più puro e più pulito è il burro, allora a questo punto preferisco, però dipende sempre dagli impasti che si fanno, attenzione. Ritorniamo alla pizza fatta con la biga. Se siete pronti, noi scriviamo 400 grammi di biga. Grammi di farina. Tipo 00, 25 grammi di sale,
25 grammi olio di oliva, due grammi di lievito, dieci grammi di zucchero, 520 grammi di acqua. Saverio Marchese, ciao. Ciao Giuseppe, quando nel video della Sicilia dici che i calzoni una volta passati nell'acqua e poi nella mollica devono lievitare a forno caldo per 3 ore, però prima di 2 ore mi dici quello esatto. Due. Beh, avrò confuso nel montaggio, che a volte quando faccio il montaggio mi sono sbagliato, allora ho rettificato. No, sono 2 ore, perché essendo che mettiamo nel forno caldo, che usiamo come stufa di lievitazione, vanno benissimo 2 ore. 3 ore per quando li lasciamo fuori, e per questo ho fatto questa confusione. Tranquillo, è così. Sì. Carlo le sfinge, le impasto con lo strutto e li frigo con lo strutto. Ma è tutta un'altra cosa, attenzione, dipende che cosa stiamo facendo. Alcune ricette prevedono l'utilizzo dello strutto perché vanno bene in quella maniera e anche l'utilizzo della frittura è con lo strutto. Ma è con lo strutto perché se tu segui il video della sfingia, si fanno con lo strutto, si friggono perché vengono più asciutte. Perché se noi andiamo a usare un olio, l'olio resta sempre umido, la sfingia, e quando noi la tocchiamo con le mani ti accorgerai che sono unte. Anche se la vai a mettere sulla carta che assorbe l'olio, l'olio resta sempre. Invece con lo strutto ha una buona cottura. Prego. Allora, io ho dato anche questa dritta della pizza. Con o senza montata, grazie. Beh, i due video che ho fatto per il pan di Spagna che si fa in laboratorio sono quelli. E tutti i video che io metto online sono veritieri, non sono perché per casalinghi o sono. Cioè, sono ricette che uso io anche in laboratorio. Esatto, Vincenzo, la spingia si frigge nello strutto. Tranquillo. Qui non ci piove. Aspettate un attimo, nel frattempo voi fate altre domande. Saverio Marchese, io uso sempre la ricetta del tuo impasto per la pizza ed è eccezionale, è molto morbido. Grazie, Saverio.
la biga, voi potete benissimo vedere il video della biga, che lì vedete tutti i dosaggi e come si impasta. Prego, Vincenzo. Allora, abbiamo parlato della pizza che c'è la biga, vi scrivo anche la ricetta della biga, ma vi raccomando andate a seguire il video perché il video della biga c'è anche pure come impastare. Scrivete 300 g di farina Manitoba. Dieci grammi di lievito. Di birra fresco. Cinque grammi di zucchero. Duecentocinquanta ml di acqua. Questa è la ricetta per la biga. Il procedimento è tutto l'impasto, potete benissimo consultare il video. Ciao Filippo, buongiorno, devo fare le ciambelle con la tua ricetta. Quanto pesa l'impasto per ogni singola ciambella? Bella domanda, io la faccio a occhio, non è che... Comunque, scusa, sto scherzando. Allora, la pallina per fare l'impasto deve essere tra i 40 grammi, quello è, stavo scherzando. 40 grammi per ogni singola pallina. Poi se le vuoi più grandi, puoi fare tra i 40 e i 50 grammi, anche 60 grammi. Però... Hai bisogno di molto più lievitazione e una padella più ampia. Volevate un'altra ricetta del pan di Spagna? Prego Filippo, che mi ha chiesto la ricetta del pan di Spagna, ne ve ne do un'altra che non ci sta nei miei video. Esatto, Eugenio, circa 60 grammi, dipende anche dalla grandezza che volete ottenere. Siete pronti per scrivere il pan di Spagna? Se mi date l'ok, io procedo. Aspettiamo gli altri ok. Ci siete? Allora scrivete 500 grammi di uova intere, cioè a dire sarebbero 10 uova intere, ok? 300 grammi di zucchero, 200 grammi di farina bianca tipo 00,
100 grammi di fecola di patate, un baccello di vaniglia, un Avete scritto? Buongiorno Maurizio, buongiorno Giuseppe, desidero ringraziarla per la generosità e la professionalità con le quali si dedica a chi è a costruire la precisione della nostra storia. Si trova lei un grande aiuto. Ti ringrazio di cuore, è un piacere per me. Ok, spieghiamo un po' questo tipo di pan di Spagna. Dobbiamo montare per 20 minuti le uova insieme allo zucchero e la vaniglia, la bacca di vaniglia. Se non avete la bacca di vaniglia, va benissimo anche la vanillina che la andiamo a mettere nella farina. Però è ben diverso usare la vanillina o la bacca di vaniglia. Bacca di vaniglia è molto meglio, si capisce. Allora, abbiamo detto montare per 20 minuti sia le uova insieme allo zucchero, poi setacciare la farina e la farina di la fecola di patate e incorporiamo a pioggia nelle uova montate. Ricordate che la temperatura delle uova deve essere intorno ai 36 gradi per montare, se no non monta bene. Dopodiché andiamo a mettere per 20 minuti al valvola aperta a 190 gradi. Questa è la chicca che vi regalo, che ancora non c'è sul canale di questa ricetta del pan di Spagna. Ce ne sono altri tipi che vanno anche benissimo. Questa è un'altra, una delle tante. Per chi gli è sfuggita la ricetta, io la scrivo. 500 grammi di uova intere. Buongiorno Franca. 300 grammi di zucchero. Duecento grammi di farina 00, 100 grammi di fecola, 1 bacca di vaniglia. Questo è tutto. Ciao Alex, vediamo. Ah, scusami, ci siamo già salutati. Hai scritto la ricetta, panissimo 500 grammi di farina. Che è scritta 500 grammi di farina? No, scusami, uova intere. Ok, è tutto. Perfetto. Ti ringrazio Marco l'orefice. Questo è il periodo di San Giuseppe, ma non solo San Giuseppe, perché dopo San Giuseppe, che c'è dopo questa settimana, comincia il periodo pasquale. La ricetta delle chiacchiere? Ti è sfuggita questo video? Il video c'è la ricetta delle chiacchiere. Comunque, se te la ridò ugualmente, ma è uguale e precisa a quella che c'è nel video. E vai a vedere il video per come si fa.
Ok. Vi dicevo che dopo questa settimana di San Giuseppe comincia la settimana pasquale. E nel periodo di Pasqua si fanno le colombe pasquali, perciò quello che vi dico, andate a vedere il video delle colombe pasquali e fate delle belle colombe, come molti di voi hanno già fatto. Sì, lo puoi rossa, sì, lo puoi tagliare in tre parti per fare la strati, tranquillamente. Allora, tu mi hai chiesto, Rosa, se per una taglia 42 per 35 10 uova. Sì, vanno bene perché su 5 uova noi andiamo a fare un diametro di 26, centimetri. Lì sono 10 uova e allora va più che bene, tranquilla. Gli uccelli che cinguettiano, sentite? Ciao Filippo. Eugenio, sì, hai ragione, anche le pecorelle. E c'è anche il video già fatto delle pecorelle. Filippo, ciao, io sono di Parma, come sai, ma la situazione non è buona, la bacca di veglia non la trovo, quanto meglio posso usare, almeno quella che trovo, grazie. Va benissimo anche la vanillina, quella bustina della Buitoni, sono intorno ai 12 grammi, mi pare. Va benissimo anche questa. O se non trovate, attenzione ragazzi, perché per come siamo combinati che nessuno può uscire e comprare spesa, cioè è limitata a fare la spesa. Se non avete la vaniglia o la bacca di la vanillina o la bacca di vaniglia, potete usare benissimo anche dei limoni grattugiati o limoni o arance grattugiati. Basta anche un limone o un arancio grattugiato nella montata e vi faccio vedere che viene anche un ottimo pan di Spagna. Prego. Il pan di Spagna cuoce per 20 minuti. Filippo, che mi ha chiesto, no, Vincenzo, quanto cuoce il pan di Spagna per 20 minuti cuoce? Sto cercando qualcosa da regalarvi ancora. Vediamo un po'. Avete chiesto poco fa, poc'anzi, le chiacchiere, che ricordo che già esiste il video. Allora scrivete.
Chi mi ha chiesto le chiacchiere? Non mi ricordo. Aspetta. Buongiorno Corrada, buongiorno, complimenti per la sua professionalità, sono dirette molto utili, potrebbe essere meraviglioso se potesse creare dei corsi in seguito, ovviamente, cosa ne pensa? Mi piacerebbe molto fare dei corsi, dipende sempre dal tempo che ho, perché purtroppo il lavoro che faccio non mi dà pochissimo tempo, però... siete in molti che mi chiedete di fare dei corsi. Vediamo cosa riuscirò a fare, magari una volta alla settimana. Vediamo cosa posso fare. Sì, a 180 gradi, come avevo detto, per 20 minuti. Chi è che mi ha chiesto le chiacchiere? Chi mi ha chiesto le chiacchiere? C'è stata qualcuna di voi che mi ha chiesto le chiacchiere, chi è? Sarà scomparsa, non riesco a vederla più. Giovanni dice il lunedì, quando io sono libero. Si potrebbe fare, vediamo. Adesso vediamo cosa si può fare. Giustamente i corsi, se riuscirò a farli, dobbiamo farli qua a Palermo. Ragazzi, c'è stata qualcuno che mi ha chiesto le chiacchiere, ma non riesco più a vederla chi è. Se si fa vedere, io vi detto la ricetta, che molti di voi già la sanno. E non riesco più a trovarla dov'è. Ah, era Anna, ok. No, Zenith ha chiesto le chiacchiere. Ok, scrivete pure se siete pronti per le chiacchiere. Siete pronti per le chiacchiere di carnevale, anche se è già passato? Andiamo avanti con le chiacchiere, Vincenzo mi dice. Niente più chiacchiere, andiamo avanti con la focaccia messinese. Forte questa. Abita al nord li farei volentieri, vabbè, vediamo. Magari quando vado in pensione, va. Però cerchiamo di andare avanti per come vanno le cose, dai. Pensiamo positivo e andiamo avanti, non ci pensiamo alla pensione, va. Allora, chiacchiere, 1 chilo di farina tipo 00, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di burro, 100 grammi di vino stravecchio, 50 grammi di marsala, 75 grammi di acqua, 10 grammi di cacao. E infine 6 uova intere. Questo è per quanto riguarda le chiacchiere. Vincenzo, maestro, tanti saluti dalla mia piccola che ti sta seguendo e si chiama Benedetta. Se mi puoi fare un saluto, certo, Benedetta. Ciao, Benedetta. Mua. Tanti saluti da Palermo. C'è una bella giornata, ma non si può uscire. Stiamo dentro per cercare di contenere questo bastarda pandemia e che tutto passa in fretta, tranquilli. Nel frattempo sfruttiamo l'occasione e così magari ci conosciamo un po'
perché non ho mai fatto le dirette. Quella ieri è stata la mia prima diretta e oggi è la seconda. Se vi sta piacendo questa diretta, fatemi un cenno. La ricetta, certo, facciamo così, io ve la scrivo e così voi la andate a verificare. Ullala, ullala. Isolotta Alex già la scrive. Alex, l'hai scritta? Allora scriviamo chiacchiere per un... È già scritto? Maurizio dice ottima idea la diretta, grazie. Certo, cercherò di fare questi incontri virtuali. Magari voglio organizzarmi con la telecamera, non so come si collega con il computer. Mentre io faccio un video direttamente in diretta, faccio una lezione direttamente in diretta. Invece dei video fatti in quella maniera, ogni tanto va bene anche una bella diretta fare una lezione direttamente con quello che si sta facendo. Mi manca quanta acqua, ma su quell'argomento, perché io l'ultima ricetta che ho dato sono le chiacchiere. 75 grammi di acqua. Se tu l'hai già scritta la puoi inviare, così io la controllo e, ma, e penso che già è tutto scritto perfettamente. Allora, Alex ha scritto 1 chilo di farina tipo 00, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di burro, 100 grammi di vino stravecchio, 50 grammi di marsala, 75 di 10 grammi di sugo. Oh, sei grande Alex, veramente. Sei un grande collaboratore, grazie. Ragazzi, che vi posso regalare ancora? Regalare. Mi piace molto regalare il mio sapere, come tutti i miei, come si dice, come voi sapete, molti chef, molti pasticceri, miei colleghi del settore, non sono che tanto regalano. Vogliono essere chuck, vogliono essere pagati, ma siccome io sono così di cuor buono, sempre sono sempre stato così, mi piace molto dare la mano ai ragazzi, alle persone. Grazie, grazie a tutti voi. Marco mi chiede il pan d'arancio. Beh, ancora devo fare il video del pan d'arancio, Marco. Grazie Maurizio. Infatti, mi piace molto che molta gente di voi che mi segue da YouTube da tanti anni ha migliorato il loro lavoro. Addirittura molti hanno anche aperto dei negozi. Tre negozi hanno aperto lì qui in Italia, due in Inghilterra e anche in America. Negozi di pasticceria, anche pizzerie, e questo mi fa molto piacere, anche di gelaterie. Mi fa molto piacere che, grazie a me, alla mia collaborazione, sono riuscita ad andare avanti e ad aprire un'attività. Anche gente che non è del settore, è diventata dopo. Chi è scritto? Un mega abbraccio alla tua aiutante Sara. Ok, vi faccio un saluto dalla mia piccola Sara. Come si fanno le spingette, quelle di Immacolata, quelle palline fritte che possono pa passare dello zucchero?
Poi mi dice Vincenzo Grilli, Marcella, a Roma conoscono solo Dio Denaro. Ah sì, non è solo a Roma, in tutte parti del mondo. Ci hai messo in condizioni di lavorare altro che regale. Grazie, grazie. Grazie Marco. Giuseppe, Tomasella, nel caso della biga per la ricetta del pane, cosa cambia? Ringrazio pure mio marito. Ciao Celeste. Allora, per la biga in caso del pane, la biga, come vi ho detto, il dosaggio è sempre quella, la potete usare sia per fare le pizze, sia per fare i croissant e sia anche per fare la pasticceria. Cambia molto, cambia che è più digeribile l'impasto. Scusate. Stavo dicendo, mi sono perso. Dicevo, l'impasto della biga, fare l'impasto con la biga è da spinta alla lievitazione, specialmente quando si è d'inverno, ma anche quando si è d'estate, perché viene molto più leggero e in quella maniera ha un basso contenuto di lievito, perché quando usate la biga il lievito comincia a bruciare e non c'è più, e quella pasta diventa una pasta lievitante. Tranquilli. Salvo una cosa, mi dice di che anno sono. Beh, sono un po' grandetto, anche se i miei annetti ce li ho. Sono del 1969, cioè ho 51 anni, li ho fatti il 12 gennaio. Video del pan d'arancio? Vi posso dare un'anteprima e vi do la ricetta. Che ne pensate? Se vi do la ricetta e poi quando c'è tempo faccio il video? Grazie, Salvo. Vi do la ricetta del pan d'arancio. Che ne pensate? E questa ricetta del pan d'arancio che vi do è una ricetta eccezionale, dice come tutte le altre ricette mie. Sì, vai col pan d'arancio. Quando dite voi avete carta e penna, siete pronti, mi fate un cenno. Questa è una vecchia ricetta antichissima di mio padre. Come molti di voi sanno, mio padre era un pasticcere. Ahimè, è andato via a 45 anni, purtroppo. È ancora tutto di cemento. Andiamo avanti, la vita è bastarda. Ok. Sì, poi la paragonano. Cosa? Mai io uso l'olio di semi. Vabbè, tranquilli, adesso vi faccio la mia ricetta. Quando dite voi, fate un cenno, io comincio a dettare. Pan d'arancio di Paolo De Janaz, sarebbe mio padre, ok? 250 grammi di farina tipo 00. Siete pronti? Vai, di nuovo. Pan d'arancio, 250 grammi di farina tipo 00. 250 grammi di farina di mandorla. 500 grammi di zucchero. 8 uova intere, 500 g di burro, 250 g di frutta secca tritata, cioè intendo dire la scorza d'arancio, ok? Aroma d'arancia, oppure 4 arance grattugiate, così eliminate di andare a cercare la pasta d'arancio. Basta avere 4 arance belle, grattugiate, e li mettete nell'impasto. Forno a 180 gradi per il minimo di 20-25 minuti. Mi raccomando, questa è una buona ricetta. Sembra un ragazzino, eh? No, non sono un ragazzino, purtroppo no. Ho 51 anni, ragazzi.
cari miei. Alex, se tu hai già scritto, la puoi anche inviare. Io ve la ripeto, così se qualcuno ha perso qualche passaggio, ve la riscrivete. Pan d'arancio, 250 g di farina tipo 00, 250 g di farina di mandorla, 500 g di zucchero, 500 g di burro, 8 uova, 250 g di frutta secca, intendo dire scorza d'arancio, quella candita, aroma d'arancia o 4 arance grattugiate. Forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Adesso ve lo spiego il procedimento. Se tutti avete già scritto, mi fate un cenno e passiamo al procedimento. Quando avete finito di scrivere, mi fate un cenno, così io passo a spiegare il procedimento. Bravo Alex, hai scritto, vediamo se è tutto ok. ...250 di farina, 250 di mandorla, 500 di zucchero, 500 di burro, 8 uova, 250 di frutta secca, scorza d'arancia, aroma d'arancia, 4 arance. Oh, sei proprio eccezionale Alex. Perfettamente, scritto tutto giusto. Vincenzo indietro, vabbè, Alex già l'ha pubblicata, poi trascrive la direttamente. Quando dite voi, io vi spiego il procedimento e poi farò il video appena c'è un po' di tempo, vediamo. Dice perché adesso non c'è il tempo. Adesso vediamo, dai. Ma io devo pensare anche a mia figlia, ai miei figli. Siete pronti ragazzi? Così io spiego benissimo il procedimento del pan d'arancio che tutti voi mi chiedete. Ok, siete pronti. Prima di tutto dobbiamo setacciare la farina con la farina di mandorla insieme. Cioè setacciamo prima la farina e poi versiamo la farina di mandorla nella farina setacciata. La farina di mandorla non va setacciata, attenzione. Saverio Marchese dice che è del 67. Bravo, bravo. Allora, dopo aver preparato la parte secca, cioè la farina setacciata immischiata con la farina di mandorla, prepariamo la scorza d'arancio candita, tutta tagliata a cubetti. Dopodiché prepariamo le bucce d'arancio grattugiate, se non avete la pasta d'arancio. Quando abbiamo tutte queste cose pronte, mettiamo da parte. Poi prepariamo 500 g di zucchero con 500 g di burro. Mettiamo tutto in planetaria, il burro vi raccomando morbido, uscito già dal frigorifero, deve essere a temperatura ambiente. Come si dice, burro a pomata. Marco, io ci ho un saluto. Ok, te la saluto. Ok, ripetiamo. Dopo aver preparato la farina setacciata insieme mischiata alla mandorla, la farina di mandorla, la scorza d'arancia tagliata a tritata, mettiamo da parte e cominciamo a montare il burro già a pomata insieme allo zucchero. Quando è montato il burro insieme allo zucchero, è montato per bene, andiamo a versare le uova uno alla volta. Quando facciamo incorporare per bene tutto questo, le uova con insieme al burro e zucchero, stacchiamo dalla montatura
e andiamo a incorporare a mano la farina insieme alla farina di mandorla. Nel frattempo, dopo che abbiamo incorporato la farina di mandorla, andiamo a versare i cubetti d'arancio. E la, le quattro, la, vi ricordo che o la rama d'arancio o le arance grattugiate vanno messe nella montata tra il burro e lo zucchero. Non ho la farina di mandorla, posso frullare le mandorle? Certo che certo, sì, sì, puoi frullare le mandorle. E chi c'ha il bimbi le frulla benissimo le mandorle, proprio per far venire farina. Chi non ha il bimbi ha anche un cutter e va benissimo. Vengono anche belle macinate. E questo è per quanto riguarda il pan d'arancio. Il forno a 180 gradi per 20 minuti. Un consiglio nella cottura. Quando sono passati i 20 minuti, e già avete visto che è bello colorato, per vedere se è pronto, con lo stecchino andate a infilzare lo stecchino dentro nel mezzo del cuore. Se è asciutto, vuol dire che il pan d'arancio è pronto. Se è ancora umido, fatelo stare altri 5 minuti. E la glassa? Bella, la glassa all'arancia. La glassa all'arancia, basta usare lo zucchero a velo, quello che si usa per le cassate, che io ho fatto già il video. Vi ricordate lo zucchero a velo che ho preparato? Per le cassate? Lì andate a mettere o la pasta d'arancio, chi non c'è la pasta d'arancio, ahimè, può usare benissimo la scorza grattugiata, però il colore non viene come la pasta d'arancio, con la pasta d'arancio. Al limite potete mettere qualche colorante, però non è la stessa cosa. Io dico questo perché per ora le provviste sono diminuite, penso. Un plicate, uno sano, un plicate di dimensione normale. A uno ce la fai, a voglia. La pasta d'arancio? Come si fa la pasta d'arancio? Bella affare, bella storia. È un processo un po' lungo per fare creare una pasta d'arancio. Ma adesso vediamo se vi posso accontentare. Che ne dite voi? Ce la farò accontentarvi o no? Abbiate un po' di pazienza, che io ho una ricetta nascosta per la pasta d'arancio. Siccome è una cosa che noi non facciamo in laboratorio, perché usiamo già i prodotti pronti per facilitare il lavoro, però io so. Ho sempre una ricetta da parte che la posso fare sempre. Prego, un po' di pazienza che devo andare a cercare dove l'ho messa.
Allora, siete pronti per la pasta d'arancio? Questa pasta d'arancio potete fare anche benissimo, niente di meno, anche il panettone. Cioè, questa pasta d'arancio potete metterla anche nel panettone. Se siete pronti, Giuseppe Tumasella mi dice quanta farina. Farina. Ma aosta di arancio? E cosa la utilizzi? Cos'è l'aosta d'arancio? Scusate, forse la pasta d'arancio vuoi dire? Vabbè, parliamo del pan d'arancio, scusami Saverio, non ti seguo. Adesso la pasta d'arancio adesso ve la faccio fare io direttamente a casa, dato che non è facile trovarla in tutta l'Italia dove che siete, perché solo i pasticceri possono sapere dove andarla a comprare. Ma oggi sì, a Palermo ci sono i negozi, ma anche in Altitalia ci sono i negozi adesso dove vendono tutti i prodotti per pasticceria, ma non tutti la possono recapitare. Se avete un po' di pazienza, io già ve la posso dettare e poi spiegare come si fa. Siete pronti per scrivere la pasta d'arancio? Come si fa la pasta d'arancio? La pasta d'arancio la devi utilizzare nel pan d'arancio. Parlavamo del pan d'arancio, Saverio. Siete pronti? Scusate un attimo, mi assento. Ok, sono ritornato. Ok, siete pronti per scrivere la pasta d'arancio? Come si fa? Se siete pronti, fatemi un ultimo cenno così io comincio a dettare. Questa pasta d'arancio potete fare anche la pasta mandarino. O usate gli aranci o i mandarini. Allora, pronti? Pasta d'arancio. 250 grammi di arance fresche. 125 grammi di zucchero. Se siete pronti, vi spiego come fare, perché gli ingredienti sono questi, semplici. Zucchero e aranci o mandarine. Allora, laviamo benissimo le nostre arance, le tagliamo a cubetti, scusatemi, con tutta la scorza. Mettiamo tutto in un pentolino e mettiamo lo zucchero e lo lasciamo a sciogliere lo zucchero per 15 minuti. Così vi accorgerete che sta cuocendo sia le arance insieme allo zucchero che sta creando uno sciroppo. E mettiamo a cuocere per circa 35-40 minuti a fuoco lento. Una volta cotti,
da caldi li frulliamo con un mixer a immersione direttamente, li facciamo raffreddare e quella è venuta una bella purea, è una bella pasta d'arancio. Tutto qua, ragazzi. Esatto. 250 grammi di arance fresche e 125 grammi di zucchero. Esatto, puoi fare anche limoni. Limoni, mandarini e arance. Sempre con lo stesso procedimento. Ve lo ripeto il procedimento. Laviamo per bene i nostri agrumi. Facciamo così, pasta agli agrumi e scegliete l'agrume che volete. È meglio così. Invece di dire pasta d'arancio, pasta agli agrumi, così scegliete voi cosa mettere. Potete mettere i limoni, i mandarini o arance. Laviamo per bene e tagliarli a cubetti con tutta la scorza, ok? Mettiamo in un pentolino e mettiamo lo zucchero e lo lasciamo a sciogliere per 15 minuti. Mettiamo il pentolino solo lo zucchero, lo sciogliamo per 15 minuti e vi accorgerete che sta cominciando a fare uno sciroppo. Andiamo a versare tutto i nostri agrumi e li facciamo cuocere per 35-40 minuti. Una volta cotti, da caldi stessi, li frulliamo con un mix a immersione. Lo facciamo raffreddare e lo conserviamo in un contenitore. È tutto qua. E potete usarlo per fare sia il pan d'arancio che per l'impasto del panettone o per i croissant. Si conserva questo per 15 giorni benissimo in frigorifero, ok? Io credo che abbiamo fatto per oggi una bella chiacchierata, abbiamo parlato di belle ricette. Spero che voi siete stati contenti di questo live che ho fatto, della bella chiacchierata e ricette, che tante ricette che vi ho regalato oggi. E chi mi ha chiesto qualcuno? Rita Di Massa, buongiorno, sono nuova, vorrei il pane con la biga. In Belgio la 00 e la rimascina. Anche io sono stato in Belgio pochi anni fa, nel 1995, ho lavorato lì alla Rojourdan in Belgio, a Bruxelles. Sono stato anche a Liège e a Outigny a lavorare. Stiamo parlando di pochi anni fa, nel 1995. Ok. Qual era la domanda? Sì, puoi fare benissimo il pane con la biga. Mi sembra che ve l'ho dato la ricetta del pane. Alex, l'hai scritta la ricetta del pane con la biga? Se l'hai scritta la puoi rinviare, così la possono, Rita la scrive. Grazie Rosa. Lo piccolo, non hai capito la cottura della bignè? Non l'hai scritto. Vabbè, adesso la scrivo io, vediamo, la riprendiamo. E vi scrivo. Il pane con la biga. Scusate un attimo che io lo avevo tenuto qui.
sono perso. Allora. Ragazzi, si è fatto già un po' tardi, è già l'ora di pranzo. Rita di Massimo, cosa se sbaglio a scrivere? Tranquilla, Rita. Vi saluto a tutti voi e ci vediamo a una prossima live. Spero che vi è piaciuto tutto ciò che abbiamo fatto oggi. Rita, adesso ti scrivo la ricetta, tranquilla, e io saluto le frattempo a tutti voi e agli altri che già è l'ora di pranzo, giustamente devono andare a pranzare. Ciao a tutti, alla prossima. Rita, adesso ti scrivo, tranquilla, non ti abbandono. Ok. Io nel frattempo scrivo la ricetta a Rita e chi già sta abbandonando la live, ci vediamo alla prossima. Io scrivo la ricetta a Rita e poi vi saluto a tutti. Nuovo. Allora abbiamo detto. Facciamo 400 grammi di biga. Grammi di farina rimacinata. Cinquecentoventi grammi di acqua, 20 grammi di sale. 20 grammi di zucchero, 2 grammi di lievito, di birra, 25 grammi di miele, 2 grammi di lievito. Ok, è tutto. Rita, questa è la ricetta con tutta la biga. La biga, l'impasto della biga la trovi benissimo nel video che trovi nel mio canale. Ti scrivo anche la biga e si scrive ed è 300 grammi. Ricordati che la trovi anche nel video di farina. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima live. Un buon pranzo a tutti voi. Arrivederci da Giuseppe Deiana, è tutto. Alla prossima.